Buonasera, benvenuti a questo incontro, benvenuti innanzitutto naturalmente al nostro Silvio Garattini. Silvio Garattini è un'istituzione del nostro paese, quindi forse non è neanche necessaria una presentazione troppo dettagliata. Quello che forse non sapete è come è nata l'istituzione che Silvio Garattini dirige. L'Istituto Mario Negri nasce negli anni 60 come una delle primissime fondazioni che ha come obiettivo la ricerca nel nostro paese. Ne parlavamo anche poco fa. Il professor Garattini era tornato dagli Stati Uniti, siamo alla fine degli anni 50, con in mente questa cosa di una ricerca fatta fuori dalle strettoie amministrative del pubblico, come aveva visto appunto in quel paese. Ci fu questo incontro fortunato con Mario Negri. Mario Negri era un gioielliere, pensate, io non lo sapevo, forse voi lo sapevate, quindi la sua ricchezza derivava dai gioielli in particolare gioielli industriali. Una parte importante di queste risorse fu lasciata nel suo testamento per la creazione di questa fondazione. E questo nacque proprio grazie al rapporto con un giovanissimo Silvio Garattini, che riuscì a realizzare questa sua idea di una fondazione, di un luogo, ripeto, privato, concentrato alla ricerca, senza tutte le pastoie che, credete un po', perfino negli anni 50 c'erano nel nostro sistema, non soltanto negli anni che viviamo noi adesso. Il risultato è stato straordinario. Parliamo di uno dei centri più importanti, con una produttività scientifica assolutamente straordinaria, che si misura in centinaia di libri, decine di migliaia di pubblicazioni, e un impatto anche sulla terapia di grandissima importanza. Molto di questo è dovuto al suo direttore della fondazione, che è Silvio Garattini, e oggi è qui con noi, lo ringrazio molto di aver accettato il nostro invito e affronta un tema non banale, ci dirà perché è difficile curare i tumori. Lo ringrazio ancora e gli do la parola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito, grazie per la gentile presentazione. Sono molto lieto e affascinato di essere in questa bellissima struttura e di poter parlare di un tema che è relativamente complicato, ma che spero di poter illustrare e poi magari di completare attraverso una, immagino se è possibile, una discussione di questi dati. Allora, una domanda che ricorre spesso è legata al fatto che la tecnologia, in generale la scienza, ha fatto talmente tanti progressi che ci si domanda come mai abbiamo ancora questo problema dei tumori. La gente molto spesso dice: ma come, siamo riusciti ad andare sulla Luna, facciamo cose straordinarie e dobbiamo morire ancora di tumore. E si dice, ma in realtà siamo di fronte a un problema che è estremamente difficile, a un problema che è molto complicato, e questo lo sappiamo man mano che andiamo avanti nelle nostre conoscenze. Quindi la parola chiave che vorrei utilizzare in questa conversazione è eterogeneità, che è l'opposto dell'omogeneità. Quando si parla di tumore, in generale, in qualsiasi ambiente, l'idea è che il tumore è il tumore, cioè è una entità che è uguale in tutti i casi. Non si pensa che non soltanto il tumore è diverso a seconda dell'organo da cui parte, quindi il tumore alla mammella è diverso dal tumore del polmone, è diverso dal tumore della vescica, ma che quando parliamo del tumore alla mammella o parliamo del tumore dell'ovaio, in realtà non parliamo di una
entità, parliamo di tante entità, e quanto più andiamo avanti, tanto più ci rendiamo conto che le entità sono molteplici. E qui, per esempio, vediamo anche soltanto dal punto di vista dell'aspetto morfologico, cioè questi sono dei vetrini dell'istologia di tumori. Questi sono tutti i tumori dell'ovaio, e se voi guardate questa parte, questo è il tumore dell'ovaio di questi sei pazienti. Non bisogna essere dei grandi anatomopatologi o morfologi per vedere che sono differenti, cioè nessuno direbbe che questo tumore è uguale a questo, uguale a questo, uguale a questo, uguale a questo. Sono tumori che nascono nello stesso posto, cioè derivano tutti dall'ovaio, ma sono completamente diversi. Oggi abbiamo uno straordinario metodo per prendere questi tumori, ognuno di questi tumori, e se ne abbiamo anche solo un piccolo frammento, lo possiamo trapiantare in topi che hanno delle caratteristiche speciali. Sono dei topi, diciamo, che hanno perso la loro capacità immunitaria, cioè non rispondono più. Un topo normale, se somministra un tumore umano, lo rigetta immediatamente. Ma questi topi invece non lo rigettano perché non hanno risposte immunitarie. E quindi in ognuno di questi topi si può inserire un tumore e avere in questo modo quel tumore di quel determinato paziente che cresce lì, si diffonde dal luogo a metastasi e su cui poi si può studiare che cosa fanno i farmaci, che tipo di farmaco è più attivo o meno attivo per quel determinato tumore. E questi sono appunto gli esempi di questo paziente in cui il tumore è stato trapiantato in questo topo, di quest'altro in quest'altro topo, e vedete che ci sono molte similarità, cioè si mantengono le stesse caratteristiche. Questo è uno strumento molto importante che purtroppo è a rischio. Apro una sola parentesi per dire che abbiamo pendente sulla testa una legge che vieta questo tipo di ricerche, perché diciamo l'influenza degli animalisti ha fatto sì che ci sia questa legge che per il momento non viene applicata. Speriamo di riuscire a evitarla, perché altrimenti perderemmo qui in Italia, soltanto in Italia, la possibilità di avere uno strumento di studio molto importante. La cosa però è un po' più complicata di così, perché non è soltanto che ogni tumore ha le sue caratteristiche morfologiche, come avete visto, ma anche lo stesso tumore, se prendiamo tante parti dello stesso tumore, anche in quel caso troviamo che ci sono caratteristiche diverse, e lo vedete qui. Anche qui non è necessario essere dei ricercatori per capire che questa, la morfologia di questo pezzo di tumore è diverso da questa, è diverso da questo. Difatti li chiamiamo con, diciamo, degli aggettivi diversi, perché non sono esattamente la stessa cosa. Ancora, poi se andiamo un po' più nel dettaglio, troviamo che ci sono anche queste differenze morfologiche di quello che si vede, dipendono molto dal fatto che siamo di fronte, diciamo in generale, a sostanze chimiche differenti, perché se è differente quello che si vede, vuol dire che quello che ci sta sotto di sostanze chimiche deve essere pure differente. E noi già sappiamo da molto tempo, per esempio, che se prendiamo i tumori della mammella abbiamo dei marcatori, cioè abbiamo delle caratteristiche che non sono più morfologiche, ma sono invece chimiche, che ci dicono, per esempio, che il 70% dei tumori della mammella
è positivo ai recettori degli estrogeni, che è la ragione per cui poi molti tumori a mammella vengono trattati con gli antiestrogeni, che ce n'è un 20% che ha questa caratteristica di avere il recettore, questo che si chiama, questa proteina che si chiama HER2, e poi ne abbiamo degli altri invece che sono completamente, non sono negativi per questo tipo di recettori. Questa però è una visione molto incompleta dei tempi passati, perché le ricerche più recenti di tipo che hanno a che fare con i geni ci dicono che in realtà, se guardiamo sistematicamente ai geni, troviamo dei profili, quindi delle caratteristiche dei geni che sono molto differenti da tumore a tumore. Tanto che, per esempio, li possiamo raggruppare in queste sei caratteristiche, ma questo, diciamo, è ancora una semplificazione, perché noi dovremmo presentare delle cose molto più complicate. Ma già questo, per esempio, vedete, siamo passati da tre marcatori, qui invece con i profili ne abbiamo sei, e quello che è importante è che queste curve descrivono la sopravvivenza. Cioè, quindi, chi ha questo profilo è, purtroppo appartiene a un gruppo di pazienti che muore molto rapidamente. Chi ha questo profilo invece è più fortunato, perché appartiene a un gruppo di pazienti che ha una mortalità molto più bassa e una sopravvivenza molto più lunga. Quindi questo tipo di studi ci permette di caratterizzare i tumori, e questo va sempre tenuto presente, perché quando si dice, per esempio, ma quello ha fatto quel tipo di trattamento e gli ha fatto bene perché è vissuto più a lungo, in realtà non sappiamo se, a meno che non facciamo le ricerche adeguate, se è quel tipo di trattamento o se invece è il tipo di tumore che anche senza quel trattamento sarebbe vissuto molto più a lungo. E poi, diciamo, non dobbiamo dimenticare però che fino adesso abbiamo guardato al tumore che chiamiamo primario, cioè al tumore che c'è in un determinato organo. Ma i tumori hanno la grande caratteristica di non rimanere nello stesso luogo, ma di disseminare, cioè di andare in giro. Le cellule migrano, escono dal tumore primario e vanno nella circolazione. Quindi abbiamo il problema che queste cellule che circolano sono quelle che poi daranno luogo in parte a quelle che chiamiamo le metastasi, cioè formazione di tumore in altre parti dell'organismo, che rappresenta la parte, diciamo, più grave del processo tumorale, perché finché il tumore è primario la chirurgia può portare via tutto, ma quando il tumore comincia a diffondersi, poi abbiamo la moltiplicazione del tumore in tanti organi e quindi abbiamo, diciamo, una situazione che è molto più grave. Quello che è interessante di sapere è che abbiamo anche qui una eterogeneità, cioè le cellule che, proprio perché il tumore, come abbiamo detto, non è fatto di cellule tutte uguali, ma è fatto di cellule che possono essere differenti, anche quelle cellule che escono dal tumore possono cambiare, perché il tumore, questa è la caratteristica del tumore, di questo continuo cambiamento, di queste continue mutazioni che avvengono nel DNA. E quindi possiamo avere, per esempio, un tumore che era qualificato come negativo rispetto a quel marcatore, quell'HER2 di cui vi avevo parlato prima, invece le cellule potevano essere prive del marcatore e invece le cellule che circolano diventano positive per quel marcatore. E questo, diciamo, lo possiamo verificare perché negli studi che sono stati fatti, il 29% dei tumori che era HER2 positivo ha cellule circolanti che sono HER2 negativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io utilizzo un farmaco che agisce contro questo, certamente non agirà su questo, perché non c'è
il substrato su cui il farmaco possa agire. E così, per esempio, analogamente, il 9% dei tumori che erano HER2 negativi hanno cellule circolanti che sono HER2 positivi. Quindi se io utilizzo un farmaco che agisce su HER2, posso agire sulle cellule che circolano, ma non faccio niente a quei tumori che invece non lo avevano. E questo, diciamo, lo si vede molto bene, per modo di dire, ma insomma, però tutti lo possono apprezzare, lo puoi vedere qui. Questo qui rappresenta, diciamo, una serie di geni di cui si valuta se c'è una superespressione, nel qual caso le vedete il verde, o una sottoespressione rispetto alla media, e nel qual caso vedete il rosso. E se voi guardate queste diciamo cellule circolanti e guardate questo profilo, vedete che è molto diverso dal profilo del tumore primario, ed è molto diverso anche dal profilo delle metastasi. Allora, il tumore che è fatto sostanzialmente da un tumore primario, dalle cellule che circolano, dalle metastasi, qui abbiamo a che fare con cellule che sono, non sono esattamente la stessa cosa, sono differenti fra di loro, e questo naturalmente pone tutti i problemi che possiamo immaginare. E quindi è logico che poi ci sia eterogeneità anche fra tumore primario e le metastasi. Questo è un caso in cui, questi sono studi fatti da vari autori, in cui si vede per esempio che su 21 pazienti 13 avevano concordanza, cioè le caratteristiche del tumore primario erano uguali a quelle delle metastasi, ma in 8 casi c'era discordanza, quindi non c'era esattamente. Quindi noi usiamo un trattamento, ma quel trattamento ha effetti completamente differenti sul tumore primario e sulle metastasi, e così via. Insomma, adesso non voglio insistere, questo poi è dovuto al fatto che c'è una discordanza in quei recettori, in quei marker, in quei marcatori di cui vi avevo parlato prima. E qui, per esempio, è un'immagine molto significativa. Questo è un tumore che, diciamo, che ha due componenti, due componenti in termini di metastasi, quindi qui complichiamo ulteriormente le cose, cioè le metastasi che sono in punti diversi possono essere differenti. Queste sono le metastasi presenti nella milza, e vedete che se marchiamo le cellule con una sostanza che dà luogo al giallo, vedete che qui ce n'è poco, e qui invece ce n'è tanto, e questo è invece una metastasi che sta nel polmone. Così, se prendiamo un altro marcatore che marchiamo con il rosso, vedete che qui non ce n'è, e qui invece ce n'è parecchio. Quindi anche metastasi differenti sono eterogenee, cioè non hanno la stessa caratteristica. Per quello che tante volte poi si vede magari che le metastasi del polmone vengono, con un certo trattamento, scompaiono, ma le metastasi del fegato invece rimangono tale quali e non sono toccate dai trattamenti. E poi adesso facciamo un'altra complicazione ancora, se avete la pazienza di seguire. La complicazione è che quando parliamo di tumore si pensa sempre alle cellule tumorali, ma un tumore invece è un organo molto complesso, non è fatto solo di cellule tumorali, cioè per potersi sviluppare ha bisogno che ci siano presenti tanti altri tipi di cellule. E qui, per esempio, ne vedete qualche caratteristica, cioè intanto nelle cellule tumorali dobbiamo distinguere le cellule normali e quelle che chiamiamo le cellule cancerose staminali, cioè sono quelle che continuano a rinnovarsi e danno luogo poi a tutte le altre cellule, ma sono due tipi di cellule che sono diverse fra di loro. Poi abbiamo tutte le cellule infiammatorie, perché nel tumore c'è un processo infiammatorio, è un componente che in qualche modo è
presente nell'organismo ma non fa parte dell'organismo, quindi determina una reazione infiammatoria. Questo vuol dire che ci sono tanti tipi di cellule, che sono linfociti, che sono macrofagi, che sono cellule normali che circolano nel nostro organismo, che vanno a impiantarsi lì, che sono attratte dal tumore. Poi ci sono le cellule che si distaccano, le cellule tumorali che si distaccano, e poi ci sono i vasi sanguigni, perché come fa a vivere un tumore se non riceve nutrimento dall'esterno, se non riceve ossigeno, se non riceve quello che è necessario per potersi sviluppare. Quindi abbiamo tutte le componenti, le periciti, le cellule endoteliali, cioè tutto quello che serve per costruire un vaso, vasi che sono imperfetti, non sono ben fatti come quelli del nostro organismo, perché sono fatti molto in fretta per sostenere la crescita del tumore. E poi abbiamo dei fibroblasti, cioè delle cellule che permettono al tumore di organizzarsi, cioè permettono alle cellule di stare insieme. E vedete quindi che al di là di quello che abbiamo detto della eterogeneità delle cellule tumorali, abbiamo tante altre componenti. E di nuovo ci troviamo di fronte a un altro tipo di eterogeneità, cioè che questo tipo di componenti non è uguale per tutti i tumori, ma è molto diverso, ed è quello poi che giustifica in parte quello che abbiamo visto all'inizio, cioè che morfologicamente possono essere diversi perché sono fatti da componenti diversi. E difatti qui possiamo dire quello che, quando noi parliamo di tumore, parliamo di cellule tumorali, poi usiamo un altro termine, parliamo di microambiente, cioè la struttura in cui stanno dentro le cellule tumorali. E quella struttura è appunto rappresentata, come abbiamo detto, dalla vascolarizzazione, dalla infiltrazione delle cellule immunitarie, la composizione dello stroma, cioè di quello che sostiene il fatto che il tumore sia solido, che è differente dalle leucemie in cui invece il tumore è liquido perché è presente nelle cellule. E poi c'è quella che chiamiamo la risposta fibrotica, cioè si formano delle fibre che molto spesso rappresentano un ostacolo alla nutrizione, ma anche alla possibilità che il farmaco vada a finire nel posto dove deve andare a finire. Allora, ecco qui un altro esempio di eterogeneità, non guardate a tutti i termini, ma al concetto. Come se il tumore, come ho detto, per vivere ha bisogno di circolazione, di vasi, quello che noi chiamiamo in gergo angiogenesi, cioè si formano la formazione dei vasi. C'è un fattore molto importante che si chiama VEGF, che è quello che dal tumore esce e stimola la formazione dei vasi. Allora, quando c'è questa formazione dei vasi, si forma come una specie di bilancia, per cui se prevalgono gli inibitori e non si forma niente, se prevalgono invece le cose, quelli che stimolano, si formano i vasi. Allora guardate quante sostanze chimiche che abbiamo presenti nell'organismo che sono capaci di inibire l'attività di formazione dei vasi e quante sono capaci di indurre invece la formazione dei vasi. Ecco, qui vedete un altro grande elemento di eterogeneità, perché a seconda della composizione di tutti questi fattori verso tutti questi fattori avremo un sistema che produce molti vasi sanguigni o un sistema che invece ne produce molto pochi, e questo determina poi tante di quelle caratteristiche del tumore che abbiamo descritto prima. E poi c'è un altro aspetto che è importante, cioè ci sono molte cellule, quelle che vi ho detto prima, che rispondono all'infiammazione, che entrano nel tumore. Ce ne sono di quelle che poi, entrando nel tumore, secernono delle sostanze che aiutano la crescita del tumore. Invece ce ne sono degli altri fattori che
bloccano la crescita del tumore, che qui vengono descritte, cioè i macrofagi sono quelli che permettono una maggiore crescita, invece i linfociti, che chiamiamo T linfociti, che poi hanno tante altre sfumature, insomma, sono quelli invece che bloccano la crescita. Allora, a seconda dell'equilibrio che si forma fra questi due componenti, avremo maggiore o minore velocità di crescita, un altro elemento di eterogeneità. E poi abbiamo altre cellule che si chiamano NKT, che hanno anche loro vari sottotipi, alcuni dei quali stimolano, altri invece che bloccano la crescita. E adesso, come vi ho detto, c'è questa eterogeneità, a cui abbiamo già accennato, all'interno dello stesso tumore. C'è un esempio interessante in cui in un determinato paziente c'era la caratteristica, questo era proprio sfortunato come paziente, perché aveva contemporaneamente un tumore primario, ma aveva già delle metastasi ossee, delle metastasi nel polmone, delle metastasi a livello del rene, insomma, era già. E da questo paziente si sono riuscite a togliere diciamo dei frammenti da studiare, e per esempio dal tumore primario si sono poi staccati tanti altri frammenti che qui vedete descritti. Si è fatto un'analisi del genoma, cioè si sono viste come era il comportamento di una serie di geni, e quello che vi mostra qui, ognuna di queste linee orizzontali è uno di quei campioni della stessa persona. Le zone grigie sono le zone in cui ci sono delle mutazioni, le zone blu sono invece zone senza mutazioni. Vedete che praticamente non ci sono due righe che siano uguali. Cioè ogni pezzetto di tumore ha qualche caratteristica che è diversa dall'altra, il che poi si traduce anche nel fatto, e lo vediamo qui, che ci sono delle aree in cui c'è sempre quel recettore di cui parliamo prima, ma ce ne sono tanti altri, prendiamo un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Vedete che ci sono delle zone ben definite in cui c'è il gene che caratterizza poi questa proteina, ce ne sono degli altri invece in cui non c'è. E questo, diciamo, fa vedere che all'interno dello stesso tumore non abbiamo le stesse caratteristiche. Ecco, credo di avervi perlomeno dato un'idea generale che il tumore ha una sua eterogeneità. Noi poi però dobbiamo attaccare questo tumore, e lo attacchiamo attraverso vari modi, attraverso la chirurgia, che in generale, quando è possibile, è la cosa più efficace che abbiamo a disposizione, le radiazioni, che pure hanno una loro importanza, e i farmaci. Ma anche nell'utilizzo dei farmaci esiste un altro tipo di eterogeneità che adesso esaminiamo molto rapidamente. Intanto bisogna tenere presente il fatto che quando noi vediamo l'effetto di un farmaco su delle cellule che coltiviamo in vitro, abbiamo una situazione molto vantaggiosa, perché il farmaco rimane lì e quindi tutte le cellule sono esposte al farmaco, e perciò abbiamo in generale dei risultati che sono sempre molto più favorevoli di quello che invece succede in vivo. Perché? Perché in vivo il farmaco è sottoposto a tutta una serie di cambiamenti. Il farmaco, se viene dato per via orale, deve essere assorbito attraverso l'intestino, e l'assorbimento non è sempre, diciamo, un assorbimento uguale, si lega alle proteine, poi viene trasportato da queste proteine,
viene metabolizzato, cioè un farmaco ha una certa struttura chimica, ma l'organismo lo trasforma e spesso da un farmaco si sviluppano un centinaio di sostanze chimiche diverse da quelle che abbiamo somministrato. Quindi abbiamo tutti questi metaboliti che hanno una loro attività molto spesso, una loro attività positiva o negativa. E poi questi metaboliti attivi insieme con il prodotto vanno a finire sui recettori e questi recettori poi determinano una serie di altre reazioni chimiche alla fine del quale abbiamo l'effetto che nel caso del farmaci antitumorali è l'uccisione, diciamo, delle cellule tumorali. E qui c'è scritto su questi due punti genetica, perché il metabolismo è fatto, diciamo, da enzimi, da proteine che possono essere diverse da soggetto a soggetto, come pure i recettori sono altre proteine che possono essere diverse da soggetto a soggetto. Quindi lo stesso farmaco, come vedremo, per esempio qui, dà luogo a livelli che sono molto diversi. Già nel plasma, guardate qui, questo paziente, questi hanno ricevuto tutte le stesse quantità e l'hanno ricevute per metro quadrato, cioè normalizzando la situazione, quindi quelli più magri ne hanno ricevuto di meno, quelli più grassi ne hanno ricevuto di più, quelli più alti ne hanno ricevuto di più rispetto a quelli più piccoli, quindi è normalizzato. Ma guardate la differenza, abbiamo questo paziente che ha un livello di 43 e abbiamo questo paziente che ha un livello di 900, quindi qualcosa tipo 20 volte differente. È chiaro che questo paziente avrà, se il farmaco è attivo, molte più possibilità di avere un effetto positivo rispetto a questo paziente che invece ha delle concentrazioni così basse. Però purtroppo queste concentrazioni non è che le misuriamo. Quindi non sappiamo, quando diamo un farmaco a qualcuno, che cosa succede, qual è la sua concentrazione, qual è la concentrazione nel sangue. E tantomeno sappiamo qual è la concentrazione nel tempo. Questo è un altro esempio di un altro farmaco. Vedete, questi sono 12 persone diverse che hanno ricevuto questo farmaco, non è importante cosa è, ma vedete che questo paziente ha questo livello basso che nel tempo rimane sempre basso per le 24 ore. Guardate questo paziente invece. C'era molto alto per tanto tempo e a 24 ore c'era molto più alto degli altri e così via. Abbiamo tutta una grande varietà. È chiaro che questo ha una grande influenza poi sul risultato finale. Questo l'abbiamo visto nel sangue. La stessa cosa, se nel sangue è differente, avremo delle differenze anche a livello del tumore. E qui ci sono un po' di dati che non è molto importante adesso che li guardiamo in dettaglio, ma sono dei tumori diversi e guardiamo qual è il rapporto fra quello che c'è nel sangue e quello che c'è nei tumori. E vediamo che il rapporto è molto diverso, cioè in questo tumore gastrico, per esempio, abbiamo nel tumore 6 volte di più di quello che abbiamo nel sangue, e in questo ne abbiamo soltanto 1,2, cioè il 20% di più soltanto. Quindi non soltanto abbiamo diversità a livello della quantità di farmaco che c'è nel plasma, nel nostro sangue, ma questo poi si traduce in differenze che esistono anche a livello del tumore. E poi ci sono, questo è un altro dato, ancora questi sono dei dati vecchi che abbiamo prodotto ma che diventano adesso, allora non ci rendevamo conto di questa difficoltà, adesso diventano invece di grande attualità, perché per esempio qui si vede che il tumore primario ha una certa concentrazione che è diversa da quello che invece si ritrova
nelle metastasi, dove in generale si ritrova molto più farmaco di quanto non si ritrovi nel tumore. Ma poi non è detto che sia più attivo, perché se le cellule metastasi, come abbiamo detto, sono differenti da quelle del tumore primario, non possiamo prevedere quale sarà l'attività. E quindi se c'è eterogeneità nella quantità di farmaco che arriva nel tumore, c'è anche, e poi diciamo il tumore già per suo conto eterogeneo, c'è anche differenza per quanto riguarda le risposte. E qui vi faccio vedere solo alcuni esempi. Questi in blu sono la crescita di tumori, diciamo, che sono presi dallo stesso frammento, però guardate cosa succede per quanto riguarda l'effetto di un farmaco, in questo caso è un farmaco che si usa molto, che è il cisplatino. Vedete che questi sono topi in realtà, questo topo non ha nessun effetto, questo topo ha un po' di effetto, questo ha un effetto molto più marcato, e questo avviene anche se cambiamo i tempi della somministrazione. Vedete, questi sono molto più sensibili, questi sono molto meno sensibili, questo addirittura non è per nulla sensibile. Quindi c'è differenza di risposta per tutte quelle ragioni che vi ho detto prima, in più per le ragioni che abbiamo visto adesso che riguardano il farmaco. E poi si può anche vedere, vi ho detto prima che ci sono queste cellule tumorali staminali, queste hanno la caratteristica in generale di essere molto più resistenti al farmaco, perché vedete, questa è la sensibilità, questi sono tumori ovarici, di cui abbiamo cellule, abbiamo differenziato le cellule normali dalle cellule staminali, e vedete per esempio che per questo farmaco le cellule normali sono molto sensibili, queste sono molto poco sensibili, questa è l'uccisione delle cellule, vedete, e per quasi tutti la linea rossa è molto più alta, vuol dire che queste cellule staminali sono molto più sensibili, ma questa è la ragione per cui sono staminali, cioè sono quelle che poi continuano a riprodurre il tumore. Questo è un altro esempio che abbiamo sviluppato, queste sono ben 42 linee cellulari di tumore della mammella, di cui guardiamo la sensibilità all'acido retinoico. Vedete che c'è una differenza incredibile fra tutti questi tipi di tumore, e sono tutti tumori mammari, sono tutti tumori, e poi diciamo possono essere classificati sulla base di altre caratteristiche, ma questo diventerebbe un po' troppo complicato. Però quello che si sta cercando di fare, perlomeno l'abbiamo fatto per quanto riguarda la risposta all'acido retinoico, è che possiamo avere delle firme, cosiddette firme geniche, che sono tutti questi pallini che vedete, in cui il gene vuol dire che è molto espresso in rosso e poco espresso in verde, in questo caso, vedete, questa è una firma di un tumore che è sensibile, questa è la firma di un tumore che invece non è sensibile, e in futuro questo tipo di cose ci potranno aiutare molto a decidere che tipo di farmaco, che tipo di trattamento deve essere svolto. E poi naturalmente, se sono differenti gli effetti, non sono differenti soltanto gli effetti farmacologici, cioè quelli positivi, ma sono differenti anche gli effetti tossici. Difatti è molto noto il fatto che qualsiasi terapia antitumorale è una terapia che desta anche tanti effetti che chiamiamo collaterali, ma in realtà sono degli effetti tossici. Perché? E qui vi faccio vedere l'esempio, vi ricordate del recettore della proteina R2 di cui abbiamo parlato? Contro questa proteina abbiamo degli anticorpi, abbiamo un prodotto che si chiama trastuzumab, che è un prodotto che è molto attivo su questi tipi di cellule che sono presenti nel tumore della mammella. Difatti, siccome questo
R2 stimola la crescita, nel caso della mammella è un dato negativo, il trastuzumab riduce la crescita di quelle cellule che hanno questo. Però purtroppo questi recettori non sono caratteristici solo del tumore, ma sono presenti anche nelle cellule normali. E allora, per esempio, questo R2 è presente anche nel cuore, nei miociti, nelle cellule del cuore. E siccome questo R2 serve a, in qualche modo, a rimodellare il cuore quando ci sono dei problemi, se noi lo blocchiamo abbiamo problemi cardiaci, che difatti sono l'effetto collaterale più grave di questo trattamento con questo tipo di farmaco. Quindi, a seconda anche qui di quanto R2 c'è da una parte o dall'altra, avremo un effetto in tanti casi tale che non potremo utilizzare il farmaco, perché l'effetto cardiaco è così importante da sovrastare l'effetto sul tumore della mammella. E così, diciamo, quando noi guardiamo gli effetti collaterali, vediamo che sono molto diversi nei differenti pazienti. L'ultima cosa, che poi terminiamo per discutere, è un altro fatto che adesso, grazie alle nuove tecnologie, possiamo riconoscere. Cioè possiamo, abbiamo detto prima che il farmaco va più o meno nel tumore. Qui però andiamo a vedere come si distribuisce all'interno dello stesso tumore. E anche qui ci aiutano molto dei vecchi dati che avevamo fatto addirittura nel 1977. Era un esperimento molto semplice, diciamo, fatto con vari farmaci. Se prendevamo il tumore in toto, come si fa in generale, si omogenizza e poi si fa un dosaggio per vedere quanto farmaco è presente. In questo caso, per esempio, prendiamo la doxorubicina, che è uno dei farmaci più usati, vedevamo che in tutto il tumore c'era una buona quantità. Però una volta abbiamo cercato di vedere se era presente in tutte le varie parti, e allora non si potevano fare grandi cose. Abbiamo preso la parte superficiale del tumore e la parte interna del tumore, e ci siamo accorti che nella parte superficiale ce n'era 5 volte di più, ma nella parte interna non ce n'era. Questo dato è rimasto fermo, ma adesso abbiamo un mezzo molto diverso. Cioè, adesso abbiamo la possibilità, se prendiamo quei preparati istologici che vi ho fatto vedere prima, adesso abbiamo un apparecchio che si chiama spettrometro di massa, che cosa fa? Va a vedere punto per punto che masse sono presenti. Siccome ogni massa corrisponde a una sostanza chimica, si può vedere quanto c'è presente di un determinato farmaco in quel determinato punto di quel preparato istologico. Quindi possiamo andare a vedere se con molta più precisione dove va a finire il farmaco. Qui vi do delle figure. Ecco, questo per esempio sono dei preparati istologici, vedete, questo non ha ricevuto il farmaco. E qui non vedete niente, il farmaco non è presente. Questi sono vari tipi di tumore, melanoma, mammella, sarcoma, eccetera. E quanto più il tumore è colorato, tanto più c'è presente farmaco. Allora vedete in questo melanoma che qui ci sono dei puntini rossi, per esempio, quindi ce n'è tanto. Questo è chiaro, quindi ce n'è parecchio, e poi piano piano diventa sempre di meno, e qui addirittura ci sono delle aree dove il farmaco non c'è. E così vedete, questa addirittura c'è tutta una zona in cui non c'è e una zona in cui c'è, e così via. Ci sono caratteristiche che sono molto diverse. Questi sono tumori diversi. Prendiamo invece tumori dello stesso organo, tumori ovarici, e anche qui vedete che non abbiamo la stessa cosa. Qui abbiamo un certo tipo di presenza,
qui è presente soltanto sulla superficie e poi c'è un blocco qui centrale, qui abbiamo di nuovo una certa presenza, ma abbiamo delle aree in cui non c'è, questi sono tumori della mammella, sono due tumori della mammella, ma il comportamento è molto diverso. E poi possiamo prendere lo stesso tumore e fare varie fettine, quindi andare a vedere a vari piani, e vedete che non è esattamente la stessa cosa. Cioè, quello che stiamo vedendo è che il farmaco non arriva dappertutto, ma adesso capiamo perché non arriva dappertutto, perché abbiamo visto prima che la vascolarizzazione non è uguale per tutti, quindi la vascolarizzazione è quella che porta il farmaco. Abbiamo visto che la risposta fibrotica non è uguale per tutti, e la fibrosi è quella che frena la presenza del farmaco, e così via. Cioè, abbiamo condizioni diverse, quindi è logico attendersi, ma qui c'è la dimostrazione, che abbiamo a che fare con distribuzioni diverse. E questo complica molto le cose, perché intuitivamente tutti possiamo capire che se questo farmaco va a finire qui, ucciderà queste cellule, ma le ucciderà se lì c'è il recettore. Ma abbiamo visto prima che il recettore non è presente dappertutto, quindi c'è il rischio che il farmaco arrivi dove non c'è il recettore, e quindi anche se ci arriva non serve a niente. Oppure può darsi che il farmaco invece arrivi dove c'è il recettore, allora ucciderà le cellule. Ma può darsi che il recettore ci sia dove non arriva il farmaco. E questo poi dà luogo a tutta una serie di complicazioni, perché quando io dico, per esempio, un paziente, come sapete, riceve un certo farmaco, per un po' di tempo va molto bene perché il tumore diminuisce e poi ritorna a crescere. E normalmente si dice è resistente a quel farmaco, perché ritorna a crescere. Ma la domanda adesso che ci dobbiamo porre è un po' diversa. È resistente al farmaco o il tumore cresce semplicemente perché in quel luogo, per quelle cellule, il farmaco non c'è arrivato? La risposta delle due situazioni è molto diversa. E poi possiamo fare una cosa un pochino più complicata, che è questa qui, cioè di fare una tridimensionale, cioè prendiamo tante fettine e poi ricostruiamo come era fatto il tumore. E qui vedete che ci sono aree in cui non c'è il farmaco, ci sono aree in cui ce n'è tanto e ci sono aree in cui ce n'è poco. E possiamo in futuro, questo potremo applicarlo a varie situazioni, ma per esempio in questo caso possiamo calcolare che un'alta quantità di farmaco è presente solo nello 0,03%, questa parte rossa è lo 0,03% di tutto il tumore. Una parte relativamente interessante è presente nel 15%, ma abbiamo una parte che è il 58% in cui ce n'è presente molto poco. Allora, sapendo quale è il livello a cui il farmaco è attivo, potremo, sapendo la presenza dei recettori, potremo calcolare qual è il potenziale di efficacia del farmaco per quel determinato paziente. Diciamo che siamo ancora molto lontani da questa situazione, non dobbiamo creare illusioni, è solo per farvi vedere la strada in cui la ricerca sta orientandosi per arrivare a quella che chiamiamo questo è un altro esempio di un altro tumore, vedete che la situazione è completamente differente anche a livello tridimensionale, e quindi diciamo possiamo trarre delle conclusioni. E prima di tutto abbiamo imparato che l'eterogeneità si articola sia nel tumore sia sia nel farmaco e anche nell'ospite, perché siamo fatti in modo diverso uno dall'altro. Che l'eterogeneità è un problema molto importante per spiegare la resistenza, che non sempre è resistenza ma è soltanto non presenza del farmaco,
che questa eterogeneità è un grosso ostacolo alla terapia, perché non possiamo prevedere oggi esattamente come è la situazione su cui il farmaco va a agire, e che quindi l'eterogeneità richiede lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche. Dobbiamo coinvolgere molto di più altre discipline, perché questa complicazione richiede la presenza di forti componenti di calcolo, di algoritmi, di matematici, insomma dobbiamo, la medicina deve uscire soltanto dalla mano nelle mani dei medici, deve andare in tutte le altre aree che ci possono essere utili per migliorare le nostre conoscenze. Quindi già possiamo fare un certo numero di cose, la situazione è molto migliorata rispetto a 20 anni fa nel campo delle terapie dei tumori. Dobbiamo essere ottimisti, perché il fatto che si faccia ricerca permette di andare avanti. Dobbiamo però essere anche realisti e non credere a tutte le magie, a tutte le cose che si dicono in giro per quanto riguarda il problema della terapia dei tumori. I passi sono molto lenti, non ci sono miracoli, diciamo c'è un grande lavoro che bisogna fare, e speriamo questo lavoro ci aiuti a poter dire finalmente possiamo curare i tumori. Grazie. Ringrazio molto Silvio Garattini. Silvio è famoso per la sua cristallina chiarezza nei suoi seminari, e direi che ne ha dato prova un'altra volta, e lo ringraziamo molto di questo. Abbiamo un po' di tempo per domande e commenti da parte vostra. Io sono Longoni, farmacologa della Facoltà di Medicina Università di Pisa. Volevo chiedere e rivolgere a lei questa domanda. Lei, dunque, normalmente nella terapia verso i tumori si somministrano farmaci antiangiogenetici, quali quello che lei ci ha fatto vedere, trastuzumab, bevacizumab, ma lei ci ha fatto anche vedere che c'è difficoltà per i farmaci, al di là di questi antiangiogenetici, di raggiungere il tumore. Quindi i due farmaci che vengono normalmente nelle terapie più avanzate somministrati in concomitanza, cioè qualcosa non torna, perché se diamo il farmaco antiangiogenetico col fine di inibire la, diciamo, di raggiungere da parte dell'ossigeno e dei nutrienti il tumore, ovvero di deprivarlo di ossigeno e di nutrienti, però togliamo anche i vasi che permettono il raggiungimento da parte del farmaco, come le due cose, le chiedo come le due cose possono andare insieme ancora. È una domanda molto pertinente, cioè intanto diciamo che queste molecole sono molto grosse, perché sono gli anticorpi monoclonali, sono grosse proteine, quindi già hanno difficoltà per loro conto a entrare. E per di più non hanno un effetto univoco, in quanto che hanno un effetto positivo, si sperava molto, c'è un autore americano che ha speso la sua vita su questo, Folkman, che sperava che, il suo motto era: prendiamo i tumori per digiuno, cioè gli togliamo i vasi, e togliendo i vasi facciamo in modo che digiunando non possa più crescere. In realtà non è così semplice, perché in realtà togliendo i vasi poi il tumore crea invece delle lacune, cioè crea delle aree in cui il sangue entra in ogni caso e quindi porta nutrimento. Bisogna dire che questi farmaci che adesso utilizziamo, tipo bevacizumab e cetuximab, sono dei farmaci che hanno scarso effetto, non,
non sono dei farmaci, sono dei farmaci molto costosi, ma in generale diminuiscono un po' il volume del tumore, ma la sopravvivenza non cambia molto. Quindi non abbiamo, diciamo, quei risultati che speravamo da questo tipo di prodotti. Il trastuzumab è un po' più attivo, ma quello perché ha un bersaglio che forse è più significativo per il tumore, non è un bersaglio angiogenico, ma è un altro tipo di bersaglio. Quindi, purtroppo c'è molta propaganda farmaceutica per spingere questi farmaci che costano decine di migliaia di euro, sono soldi che poi vengono sottratti invece a tante altre attività che sarebbero necessarie per i pazienti che hanno tumore, ma questo è un altro discorso che è molto più lungo. Io sono Piero Salvadori, noi ci siamo conosciuti molti anni fa al CNR. A seguito degli studi che il mio gruppo ha fatto e sta facendo, anche se io ora sono un pensionato, però continuo ad essere attaccato alla ricerca, produciamo delle nanoparticelle metalliche molto piccole, 1-2 nanometri, e molto omogenee. Legate al diglucosio, queste vengono trasportate abbastanza facilmente nella linea tumorale per una che abbiamo esaminato e quindi si addensano nel tumore. Come il ferro anche in dimensioni mantiene le sue proprietà magnetiche, applicando un campo magnetico alternante si riscalda e quindi si potrebbe da una parte usarlo in diagnostica, da una parte usarlo anche in via terapeutica. Non è che abbiamo inventato noi questo, voglio dire, però io credo che non ci sia molti gruppi che possono produrre nanoparticelle così piccole e soprattutto omogenee, che quindi possono poi avere la facilità di espulsione. Ritieni che questi studi possono avere un loro futuro? Sì, anche, diciamo che questa è una delle aree promettenti, quelle delle nanoparticelle, cioè di sostanze che possono essere ridotte in quantità molto piccole in modo tale da passare più facilmente attraverso le cellule. Il problema è sempre quello di vedere dove vanno a finire. Questo, diciamo, sono studi che sono molto in corso in questo momento, perché poi abbiamo adesso, diciamo, si stanno costruendo particelle, queste nanoparticelle che sono biodegradabili, quindi che fanno da veicolo, portano il farmaco, ma poi vengono distrutte e quindi rimane soltanto il farmaco. Vedremo, cioè questa è una via certamente molto interessante, una via in cui stiamo molto lavorando, sì, è una delle speranze, anche per far arrivare per esempio i farmaci all'encefalo, perché i farmaci passano con grande difficoltà attraverso la barriera che abbiamo che protegge il nostro cervello. Quindi si spera invece che con queste nanoparticelle si possa passare la barriera. Speriamo, sono tutte ricerche in corso. Comunque sono vie nuove che vanno certamente sviluppate. La signora. Io sono Ero, biologa vegetale. È un tumore mammario di tipo HER2, un tumore solido. Dopo aver subito la quadrectomia, ora sto iniziando la chemioterapia a base di ercettin, che è il nome volgare della sostanza che ha citato lei, più tassolo. Mentre conosco il meccanismo di azione del tassolo, perché lo spiegavo ai miei studenti, ho letto qualcosa sull'ercettin, però non riesco a capire
il meccanismo d'azione dell'ercettin. Stimola un fattore epidermico, il quale provoca la divisione cellulare. È questo che blocca il fattore che stimola la proliferazione, perché essendo il trastuzumab ercettin, essendo diciamo un anticorpo monoclonale, va a fissarsi su questo recettore. Quindi questo recettore non può più esercitare la sua attività perché è bloccato e quindi non può stimolare la crescita delle cellule tumorali. In questo modo il tumore non riesce più a... Ma il MISC è la divisione delle cellule tumorali. Esatto. È il meccanismo che fa il tassolo. Sì, che però il tassolo lo fa in modo più generico. No, non permette la depolinizzazione dei microtubuli. Quello diciamo è il meccanismo del clopidogrel, che è il tassolo con il nome commerciale. Il trastuzumab fa questo tipo di effetto, ma lo fa soltanto sulle cellule che hanno questa proteina, recettore. Sì. Le cellule che non hanno questo recettore sono sensibili, se arriva il farmaco, al tassolo, perché questo sistema di microtubuli è presente dappertutto. Però bisogna che ci arrivi. E non arriva purtroppo dappertutto. Molte delle figure che io ho mostrato erano fatte studiando la presenza di tassolo. Ma mi sembra che di recente abbiano studiato un meccanismo che veicola il tassolo alle cellule tumorali. Ci sono... con le nanoparticelle. Esatto. C'è questo, diciamo, uno studio che abbiamo fatto noi, che secondo cui riusciremmo ad aumentare la quantità di tassolo che arriva al tumore attraverso incorporandolo in nanoparticelle biodegradabili. Però questi sono ancora studi fatti e non sono ancora applicabili all'uomo. E poi un'altra domanda. La proteina P53 è mutata in alcuni tumori, mentre mi ricordo che la proteina in condizioni normali protegge il DNA. La mutata trasforma i segnali di infiammazione. Le cellule tumorali che hanno questa proteina mutata trasformano i segnali di infiammazione in una aggressività, cioè il tumore diventa più aggressivo. L'aggressività è data dal fatto che cresce di più e quindi ha più facilità a metastatizzare. Ecco. Cioè, quanto più cresce, tanto più attraverso i vasi sanguigni e linfatici può mandare le sue cellule in circolazione e quindi a formare metastasi. Ma è presente in tutti i tumori, per esempio nell'R2? La mutazione della P53 è abbastanza comune. Anche nell'R2? Sì, sì, ma il problema è che se ce l'hanno tutti è come se ce l'avesse nessuno, perché poi contano altri fattori, insomma, che si sovrappongono a quello. Esistono i farmaci per contrastarla, no? Non abbiamo dei farmaci specifici per questa mutazione. Grazie. Buonasera. Una domanda non da specialista. Ci sono diversi fronti d'attacco, per quanto capisco. C'è l'attacco chemioterapico, c'è l'attacco farmacologico, c'è l'attacco chirurgico e poi... l'adroterapia. Adesso io sto ponendo la domanda a un farmacologo, ma qual è la sua opinione sulla efficacia relativa di questi fronti d'attacco e l'eventuale combinazione, il successo, diciamo, raggiungibile mediante la combinazione di diversi fronti d'attacco? Naturalmente, probabilmente questo dipende dal tipo di tumore, ma insomma, e dagli organi, eccetera. Ma lei tocca un problema che è molto importante, cioè che
bisognerebbe in linea teorica, ma anche praticamente, che tutti coloro che hanno a che fare con l'oncologia fossero presenti nel momento in cui è fatta la diagnosi di un tumore per un determinato paziente. Cioè, e quindi bisognerebbe che si costruisse una specie di percorso terapeutico, cioè cominciamo con la chemioterapia, poi andiamo alla chirurgia, poi dobbiamo irradiare, oppure cominciamo invece con la chirurgia e poi facciamo altre cose. Ecco, purtroppo questa è una delle carenze della nostra medicina, cioè che chirurghi, oncologi, radioterapisti, farmacologi non si parlano molto fra di loro e quindi purtroppo succede che se uno arriva in un posto, se capita sotto il chirurgo viene sottoposto a chirurgia, se capita sotto un altro comincia con altre cose, insomma adesso esagero un po', ma bisognerebbe che ci fosse molta più attività di pianificazione di quello che si vuol fare in un determinato paziente. Questo certamente migliorerebbe i risultati. Bisogna lavorare in questa direzione, secondo me, cioè bisogna migliorare molto il rapporto fra le varie persone che si occupano di tumori. Sono Anna Emilia Tongiorgi, non sono una specialista, mi rivolgo a Silvio Garattini, grande divulgatore. Allora, intanto volevo dire una piccola cosa. Io ho un'esperienza da volontaria in Toscana, i tumori, in qualunque centro essa sia, da quelli d'eccellenza pisani a quelli della provincia, vengono sempre esaminati nei GOM. I GOM sono un approccio multidisciplinare dalla diagnosi fino alla conclusione della terapia. Quindi questa è una prassi della Toscana che credo che sia presente anche in altre regioni. Invece la cosa che mi preoccupa, mi inquieta in questi ultimi tempi è, di fronte alla complessità della patologia tumorale, di fronte alla complessità delle risposte che la scienza può dare in questo momento, come sempre in una rispetto diciamo a quello che la gente comune pensa, c'è sempre una risposta di tipo irrazionale, per cui sta venendo avanti anche nel campo dei tumori un atteggiamento di rifiuto di quello che tra virgolette la scienza ufficiale propone, ed è l'unica che noi abbiamo in questo momento e quindi dobbiamo per forza rispondere con gli strumenti che noi abbiamo. Un altro tipo di atteggiamento: con le cure omeopatiche il tumore si può vincere, o quantomeno con le cure omeopatiche si possono diminuire gli effetti collaterali. Certo, ben venga la diminuzione degli effetti collaterali, ma rispetto a questa ideologia, ma anche questa religione montante, come possiamo rispondere? Ci rivolgiamo a lei perché si riparta ancora una volta da una grossa campagna di educazione dei cittadini italiani. Grazie. Grazie per la sua domanda. Intanto purtroppo l'Italia non è come tutta l'Italia non è come la Toscana, come lei sa, quindi insomma abbiamo purtroppo una situazione molto a macchia di leopardo, come si dice. Beh, il problema è l'altro, quello che lei ha suscitato, che è un problema molto importante, cioè l'irrazionalità che si sta facendo strada non soltanto per i tumori, ma per le vaccinazioni, per tante altre cose. E questo, dopo rispondo specificamente, ma questo diciamo, è assolutamente atteso, perché viviamo in una società
in cui la scienza non è stata recepita come parte della cultura. La nostra cultura è ancora una cultura di tipo letterario, filosofico, giuridico, e per quanti sforzi siano stati fatti, la scienza non è considerata cultura, è considerata più o meno tecnologia, il che lo vediamo molto bene nella scuola. Nella scuola italiana la scienza non è presente, è presente sì un po' di contenuti, di chimica, di fisica, ma non è presente lo studio dei principi della scienza, delle modalità con cui bisogna guardare ai problemi. E anche adesso che stiamo discutendo della riforma della scuola, purtroppo è tutto fissato sul ruolo del preside, su se gli insegnanti debbano essere o no giudicati, cioè tutte le cose che sono pure importanti, ma sono minori rispetto al vero problema che ci dovremmo porre. Cioè, che tipo di cittadino vogliamo avere fra 20 anni, perché sono quelli che oggi si formano nella scuola elementare. Ci dobbiamo porre questo problema. Noi avremo un cittadino che sarà sempre più esposto a dover trarre delle decisioni che dipenderanno dalle sue conoscenze scientifiche. E se la scuola non dà questo, è chiaro che non avremo una risposta, continueremo a avere le risposte irrazionali di cui lei parla. Cioè pensare che l'omeopatia possa fare qualcosa, al di là di un effetto placebo, vuol dire essere profondamente ignoranti sul fatto che il niente non può che far niente, non è che, perché se il niente facesse qualcosa dovremmo cambiare tutto il nostro modo di pensare. Tant'è vero che noi potremmo andare in farmacia, cambiare tutte le etichette, scambiarle, nessuno se ne accorgerebbe, perché siccome tutti i prodotti contengono il nulla, non c'è nulla, insomma, nessuno riesce a riconoscere che abbiamo cambiato le etichette. Questo è, però se la gente non ha questa idea e non ha un tipo di conoscenza critica delle cose, continuerà a credere nell'omeopatia e così purtroppo avrà tutti i danni che nascono dal non fare invece le cose che possono essere utili, perché il danno dell'omeopatia non è dovuto al fatto, tanto è come bere un po' di acqua fresca, non è che faccia danno, il danno deriva dal fatto che non facciamo cose che invece sarebbero utili, e quindi abbiamo purtroppo bambini che muoiono di diabete perché i genitori sono convinti che con l'omeopatia riescono a curarli. Quindi abbiamo noi diciamo che abbiamo tutti delle responsabilità, sia per il nostro vissuto come per le posizioni che occupiamo, dobbiamo veramente cercare di cambiare questo atteggiamento, cioè di far sì che la scienza entri nella cultura, perché altrimenti continueremo a avere Dibella, continueremo a avere i casi Stamina, continueremo a avere quelli che dicono che prendere il sale fa bene per i tumori o che prendere l'omeopatia fa bene per i tumori, e tante, ci saranno ancora i 30.000 italiani che vanno a Cuba a prendere gli estratti di scorpione azzurro sperando che servano per i tumori, eccetera, eccetera. Insomma, avremo purtroppo questa triste situazione, e questa grave situazione di illudere i pazienti, e poi purtroppo le delusioni sono molto gravi quando ci si accorge di come stanno le cose. Il messaggio è così importante. È stato detto in maniera così, così chiara che non possiamo che dargli un applauso, perché questo è troppo, troppo importante. Dobbiamo tutti lavorare in quel senso. A
parte questo applauso, credo che possiamo e dobbiamo, perché ci sono dei tempi che dobbiamo rispettare, ringraziare ancora una volta moltissimo il professor Garattini per il suo intervento. Riusciamo però ad avere ancora un pochinino di tempo con lui nella sala qui davanti, offriamo un piccolo rinfresco e un'occasione per parlare anche a quattro occhi il professor Garattini. Ringrazio ancora lui e tutti quanti voi.